Ma sì, Presidente, cioè, io non so, credo siamo sull'ordine del giorno 8, se mi dà conferma, perché ho sentito parlare di Confermo, tutto. consigliere. Ok, grazie. No, perché ho sentito da parte del proponente di parlare di tutto tranne di questo ordine del giorno, che tra l'altro riguarda una richiesta appunto di promuovere un'attività di potenziamento dell'illuminazione pubblica. Allora, io dico subito questo, che noi come Movimento 5 Stelle sull'illuminazione pubblica credo che abbiamo fatto tantissimo e abbiamo iniziato già dal 2017 a stanziare 800.000 euro per nuova illuminazione pubblica. Dopodiché abbiamo stanziato nel 2019 2.323.000 sempre per illuminazione pubblica, al quale si è aggiunto il piano per la qualità della luce di 2.600.000. Ora, gli interventi che hanno riguardato gli 800.000 euro sono stati tutti eseguiti, parliamo di interventi anche nelle periferie, soprattutto nelle periferie. Sono in corso di esecuzione gli altri due interventi di diversi milioni di euro. A questi si aggiungono altri 13 milioni di euro stanziati con l'assestamento. Anche questi interventi nelle periferie. Anche tanti piccoli interventi, a questi si aggiungono dei municipi che vanno dai 30.000 ai 60.000 euro. Sono stati illuminati parchi come quello di Salvatore Allende dal Municipio Settimo dopo una commissione lavori pubblici capitolina da me presieduta. Il Municipio Settimo ha portato avanti egregiamente il lavoro e ora è stato illuminato il parco che chiaramente esisteva anche prima buio. Prima del Movimento 5 Stelle, però non lo dobbiamo dire, scusate. Dopodiché, insomma, per esempio, anche un piazzale davanti a una scuola, i cittadini chiedevano da tempo di essere illuminato. Parlo del piazzale a Via De Finetti, municipio nono, che tra l'altro conosco benissimo. Finalmente è stato illuminato sempre grazie all'amministrazione del Movimento 5 Stelle. Il piazzale era buio anche prima, ma non lo possiamo dire. Sono stanziati, quindi abbiamo stanziato milioni e milioni di euro, lavori che sta portando avanti a Areti, chiaramente, tramite progettazione ed altro. Quindi lavori importanti che illuminano diverse parti che fino adesso sono state buie della città, ripeto, soprattutto della periferia. Aggiungo anche ammodernamento e sicurezza, 6 milioni e 350 mila, sempre passati con lo scorso assestamento, ma che Chiareti comunque stava già portando avanti. E anche questo ammodernamento di reti elettriche. Quindi voglio dire, non lo so, io le vedo molte più luci accese in città, nelle periferie, me lo dicono i cittadini e questo a me basta. Quindi io dico alla maggioranza di votare in senso contrario questo ordine del giorno perché nulla aggiunge a quello che già sta facendo questa amministrazione. Grazie.